Ma che scherzate, non mi impiego, ma no, abbiate pazienza, sembra uno scherzo, no. Ma per carità. Allora, intanto è una grande soddisfazione. Grazie. Vedere che siete in tanti a vedere un capolavoro come Viale del Tramonto. Un capolavoro assoluto, assoluto. Allora, io, qualcuno mi ha detto, perdona, ma lei non ha messo commedia, sì, c'è Germi, non ha messo commedia. Io ho detto, guardi, vuole la verità, io come spettatore cinematografico tra una buona commedia e un bel film drammatico, vado sempre a scegliere il film drammatico, sempre. Ma no, è strano perché poi faccio commedie, devo fare quelle, però il film drammatico spesso mi pone delle domande, mi do delle risposte, cerco delle risposte, faccio delle riflessioni. Il film comico deve essere veramente molto forte, se no non mi appassiona più di tanto, oppure deve essere un grande attore, deve essere un grande... Però il film drammatico, il film intimo, mi piace perché insomma mi emoziona di più. E questo è stato uno dei film che più ho amato. Lo vidi al Cineclub Tevere negli anni, primi anni 70, quando, l'ho detto anche prima agli spettatori della proiezione precedente, io mi sono fatto una cultura cinematografica nei cineclub e quindi frequentandoli per più di 10 anni, andandoci 4 volte a settimana al cinema, alla fine mi sono fatto una buona cultura. Lo vidi nel 72, nel 73 grosso modo, mi colpì tantissimo perché era un ciclo dedicato a Billy Wilder e là ho cominciato a capire la grandezza di questo regista. L'ho cominciato a seguire poi con i film che man mano sono venuti e ho capito che questo grande uomo, questo grande dono che il cinema ha avuto è stato veramente qualcosa di strepitoso, perché un uomo che è riuscito a fare il genere drammatico in maniera impeccabile, poi improvvisamente con un eclettismo incredibile è passato a una commedia ben scritta, ben curata. Quello che io amo di questo regista è l'eclettismo, ma non è un virtuosismo, guarda quanto sono bravo qua e guarda quanto sono bravo, no, c'è anima sia nelle commedie che nel dramma, grande anima, ma soprattutto un'abilità di scrittura veramente superba, perché io non ho mai visto un regista e sceneggiatore non solo così prolifico ma anche così preciso, con dei dialoghi meravigliosi, perché insomma i dialoghi dell'appartamento, anche che un film, una commedia brillante, sono bellissimi, come a qualcuno piace Caldo, che resterà una delle più belle commedie di sempre, non sei d'accordo? Ah, io so a memoria col tuo piace Caldo, possiamo anche recitarlo qui, c'è stato un anno, l'anno che uscì, che credo di averlo visto 6 volte, perché i film ritornavano, adesso non ritornano più i film, no? Ti vedi una volta, poi devi aspettare, oppure te li vedi sul computer, e invece lì ritornavano, perché tornavano nelle seconde visioni, tornavano nelle arene estive, eccetera. E quell'anno lì uscirono, e qualcuno piace Caldo, un onore d'onore, che era molto lunghi tra l'altro per l'epoca entrambi. Io credo di 6 volte tutti, per cui so dei pezzi a memoria. Volevo dire solo una cosa, che tu hai citato l'appartamento, che io leggo a Viale del Tramonto, perché Viale del Tramonto è un noir drammatico, però con un sottofondo ironico fortissimo, mentre l'appartamento è una commedia che però è un dramma terribile in realtà. È vero, è vero. È bellissima la storia di Billy Wilder, perché lui nasce a, non so come si pronuncia, se Suca o Suscia, non lo so, all'epoca era impero austro-ungarico, oggi fa parte della Polonia, nel 1906. Comincia a fare il giornalista e scrive bene, lo chiamano a Berlino, scrive bene, poi a un certo punto incomincia a sentire che all'area politica, lui è ebreo, comincia a prendere una brutta direzione, allora ritorna a Vienna, saluta i parenti e con gran coraggio se ne va a Parigi, e da Parigi poi se ne andrà a New York. Tanto la sua famiglia viene presa, viene portata ai campi di concentramento e muoiono tutti là. Lui a New York trova un gruppo
di amici austro-tedeschi che insomma si fanno un po', si aiutano a vicenda. Primo fra tutti Peter Lorre, famoso Peter Lorre dei film espressionisti, Lubitsch, Erich von Stroheim, altro ebreo. Quindi insomma tra di loro c'è un grande aiuto. Intanto però lui comincia a scrivere, ha una grande mano, è una grandissima penna, quindi comincia a scrivere e insomma alla fine parte subito con, c'avevo un foglietto qua che era di Intoccabili, aspetta, voglio essere preciso, questo forse è il mio, ma forse questo è il tuo. No, voglio citare questo primo film perché l'ha fatto veramente in giovane età. Dove hai detto era Ninochka? No, collabora Ninochka e subito, immediatamente, c'è subito una nomination. Poi la sua prima regia è del 42 ed è Frutto Proibito. E poi La fiamma del peccato e prende subito una nomination come regia. Poi verranno Giorni perduti e poi finalmente arriva questo Via del Tramonto. Via del Tramonto è un film che mi ha molto colpito. Perché? Perché è un film che con grande coraggio racconta l'altra faccia di Hollywood. C'è poco da fare. Racconta l'Hollywood peggiore nel migliore dei modi. Questo scrisse il Time, questo era il grande titolo. E il film venne accolto, venne osannato dalla critica come un autentico capolavoro, ma fece incazzare tutti gli attori, soprattutto le attrici del muto, che si ritrovavano ridotte come Gloria Swanson. No, questo regista va cancellato, è un orrore, è un sacrilegio, è una cosa. In realtà il film è stato un grande film perché racconta veramente l'effimero, quanto dura poco il tuo corpo, quanto dura poco la tua fama, come immediatamente uno stile arriva a spostare un altro stile, a cambiare un altro stile e quindi tu non vai più di moda e immediatamente sei cancellato, non c'è memoria. È una delle scene più belle di Viale del Tramonto è quando lei vuole tornare agli studios e ci sono delle nuove guardie là, ai passaggi, che, alle sbarre, che non la riconoscono. Dice, ma io sono Norma Desmond, signora, non può entrare se ne faccia la cortesia. Però un vecchio custode se la ricorda. E allora va e gli bacia la mano, signora, come sta? Quella è una scena meravigliosa. E lui la fa entrare. Lei entra e va in un teatro dove c'è Cecil B. DeMille, e lei che conosce, ma lui proprio non gli dà minimamente molta corda, ma anzi sta girando Sansone e Dalila, stava veramente girando Sansone e Dalila, lo riprende Billy Wilder mentre stava girando questo e stava su un stava appunto sulla gru e la saluta freddamente la cosa, però lei è felice di stare là e si sente, quando sente motore, ciac, azione, cosa. Wilder a un certo punto fa un dettaglio del primo piano che è una cosa fantastica. Quindi è un film che ha un sapore di morte che è veramente terribile. In alcuni momenti io credo che lui abbia fatto, poi correggimi se sbaglio, qua e là un certo omaggio al cinema espressionista, sembrerebbe, soprattutto nella casa così gotica con quell'Erich von Stroheim che è in una forma strepitosa, un grandissimo attore che ha avuto la sfortuna di lavorare con i peggiori registi, ma è stato un grande Erich von Stroheim, un grande, ha avuto questa sfortuna. E cosa si deve dire di questo film? Che purtroppo racconta così il trascorrere degli anni, della vita, le cose, è come finisce tutto, come tutto scorre e nulla permane. Come il successo, come la bellezza, come anche il ricordo di un solo nome, tutto se ne va. Ed è veramente terribile come film, però è affascinante. È affascinante per la potenza delle immagini, perché l'immagine finale, adesso vabbè, l'avrete visto tutti il film, però l'immagine finale di lei con i flash dei fotografi, quella là è una cosa che veramente ti fa stringere il cuore e ti mette
ti mette un tormento addosso che è enorme. Ma e... tu hai detto, volevo aggiungere una cosa, perché tu hai detto la parola giusta, morte. Cioè, questo è un film di morti, tanto si inizia così, per cui non faccio, per chi non l'ha visto, nessun spoileraggio. È raccontato da un morto, si vede sì. Subito. Quello che racconta è morto. Sta in una piscina, galleggia in una piscina. Galleggia, faccia in giù in una piscina. Il narratore è lui, la voce off è lui. È del 1950 che la crisi di Hollywood, degli studios, si comincia a far sentire. Per cui è assolutamente geniale da parte di Billy Wilder che lui, appunto, che sta crescendo a Hollywood, è lì proprio che ne dichiara la fine completa, la morte di una stagione, di un sembra di sfogliare, non so se conoscete il bellissimo classicone ormai di Kenneth Anger, Hollywood Babilonia. Come no? Sembra di sfogliare Hollywood Babilonia, sì, vedere sì. Che poi inizialmente lui la casa di produzione era incerta su questo inizio della voce fuori campo del morto, gli disse: ci fai vedere come la giri? E allora lui allestì la cosa, però inizialmente non era, il morto non era in piscina, era dentro una bara, in una camera mortuaria. E lui filmò tutto, fece proprio tutto l'inizio del film e lo mostrò. E vennero impiegati, cose, vennero i produttori, cose. Come videro lui, quello che parlava dentro la bara in voce fuori campo, scoppiarono tutti a ridere. Billy Wilder capì che non funzionava, anzi si offese pure e disse: vabbè, farò questa cosa della piscina. Glielo disse subito. Loro rimasero un po' così, però la piscina era già meglio, ma la bara non la volevano vedere. Quindi prese William Holden come questo sceneggiatore fallito, che viene preso dall'attrice ormai dimenticata, che vuole ritornare in qualche modo nel cinema. E anche là ci sono tante storie, perché Billy Wilder cercò addirittura Marlon Brando, ma Marlon Brando non andava bene, cercò tutti, Tony Curtis, l'ha cercati tutti, alla fine ha dovuto scegliere quello che più odiava, che era William Holden, lo odiava. Però successe che nel film i due andarono d'accordo, c'era qualche lite, però alla fine si stavano simpatici. E tant'è che poi Billy Wilder ci ha fatto altri film con William Holden. Però quando iniziò il film iniziò sotto i pessimi auspici, perché i peggiori auspici, perché William Holden non era un attore gradito. Comunque immergetevi in questo veramente racconto molto gotico e godetevi la bravura e di Gloria Swanson e soprattutto di Ari Bostroheim, perché è uno dei più bei film noir che io abbia mai visto nella mia vita, forse il più bello in assoluto, questo lo posso dire, forse il più bello in assoluto, forse sì. E poi onore a questo grande regista che ha saputo a un certo punto sterzare, avere il coraggio e dimostrarci che anche sul campo della commedia brillante aveva un senso del ritmo, del tempo, della scelta degli attori, una brillantezza veramente che lascia veramente stupiti. Quindi è un autore con la A maiuscola, forse uno dei cinque registi del mondo più importanti. Io lo venererò sempre come spettatore. È difficile oggi che possa nascere un nuovo Billy Wilder, non può nascere per come è ridotta l'industria cinematografica, per il coraggio che manca, per il pubblico che non accetterebbe più. Lui era troppo cattivo, ha fatto dei film che erano sul piano sessuale avanzatissimi, per esempio, che oggi non passerebbe. Baciami stupido, sì. Non so se l'avete mai visto, ma lo stesso è col colpo piace caldo proprio. Come no. Quindi questa è la mia seconda scelta di oggi, però sono convinto che chi non l'ha visto resterà sicuramente colpito da questa grande regia, questa grande interpretazione, ma soprattutto a questa grandissima atmosfera che c'è nel film. E che dire, io ero indeciso anche se fare un film comico di Billy Wilder, ma alla fine ho optato per questo perché mi sembrava veramente straordinario. Se avessi dovuto scegliere un film comico, quale sarebbe stato di Billy Wilder? Ma a qualcuno piace caldo, lo conosciamo, forse Irma la Dolce. Non ti piace? È meno bello.
È meno bello, sì. È meno bello. L'appartamento, l'appartamento, il Maladolce. Vorrei rivedere prima pagina, che tanto tempo non lo vedo. Me lo so dimenticato. Grande prima pagina, grande. Comunque, godiamoci questo, che questo è buono. Buon divertimento. C'è Billy Wilder, la vedete. Grazie a tutti voi. Tutto l'arredo, sì, questo è importante. Tutto l'arredo della casa di Norma Desmond, di Gloria Swanson, è l'arredo di Gloria Swanson, sono tutti oggetti che appartenevano realmente a Gloria Swanson. Tutte le fotografie che vedrete, tutte le cornici che vedrete, sono tutte di casa Gloria Swanson. Quindi ha portato la sua anima là, quindi l'attrice del muto, ancora di più tristezza e nodo alla gola, perché... Thank you.